Podcast. Ho preso la decisione di un'operazione militare. Lotteremo per smilitarizzare e denazificare l'Ucraina. Due giorni prima dell'invasione dell'Ucraina, nel febbraio 2022, la televisione di Stato russa trasmette in diretta un lungo incontro al Cremlino fra Vladimir Putin e il suo Consiglio di sicurezza. Ci sono tra gli altri il ministro della difesa, il ministro degli esteri, i capi dei servizi segreti. In apparenza la riunione serve al presidente russo per consultare i più importanti consiglieri in materia di sicurezza e di affari esteri sull'opportunità di riconoscere la dichiarazione di indipendenza di due regioni separatiste del Donbass, la regione nord-orientale dell'Ucraina, invasa e occupata insieme alla penisola di Crimea da forze alleate di Mosca già dal 2014, e dunque annetterle di fatto alla Russia, come già avvenuto per la Crimea. Ma il video di quell'incontro, poi trasmesso da tutti i media occidentali, non somiglia per niente a una consultazione. È piuttosto una pubblica tortura in diretta TV. Un'esibizione del potere assoluto dello zar che comanda la Russia. Putin interroga i suoi plenipotenziari come farebbe un maestro con degli scolaretti, maltrattandoli stizzito quando le loro risposte non lo soddisfano. Appoggerò la proposta di riconoscere, gli dice timidamente a un certo punto il capo dello spionaggio, Sergei Naryshkin, in teoria uno degli uomini più potenti di Mosca. Putin lo interrompe brusco. La appoggerà o la appoggia? Naryshkin deglutisce, visibilmente imbarazzato. La appoggio, risponde. Ma neanche questa risposta va bene al presidente russo, che lo incalza. Dica semplicemente sì o no. Naryshkin ci riprova. È quello che sto dicendo, che appoggio la proposta che diventino parte della Russia. Spazientito, Putin lo corregge di nuovo. Non è quello di cui stiamo parlando. Non è di questo che stiamo discutendo. Stiamo discutendo se riconoscere o meno la loro dichiarazione di indipendenza. Esausto, Naryshkin fa un ultimo tentativo di dare una risposta in grado di soddisfare il presidente. Sì, dice, appoggio la proposta di riconoscere la loro indipendenza. E Putin, bene, può rimettersi a sedere. Dove corri, Russia? Di Enrico Franceschini e Paolo Garimberti. Il ventennio di Putin. Una ventina d'anni prima dell'umiliante interrogazione a cui sottopone i suoi ministri, al Cremlino c'era già Putin. Ma sembrava un Putin un po' diverso. Aveva buoni rapporti con i leader europei, che riceveva regolarmente a Mosca. Prometteva al presidente americano George Bush l'aiuto della Russia per combattere il terrorismo, dopo l'attacco di Al-Qaeda alle Torri Gemelle di New York. Chiedeva perfino al segretario generale della NATO, George Robertson, quando è che ci invitate a diventare membri dell'Alleanza Atlantica? Forse, con un eccesso di formalismo britannico, Robertson gli rispose: «Nella NATO si chiede di entrare, non si viene invitati». Naturalmente il segretario generale della NATO aveva ragione, e la domanda di Putin rivelava che già allora il presidente russo ci teneva
a essere trattato con rispetto, diciamo pure con deferenza. Ma fra il Putin che vorrebbe essere invitato nella NATO e il Putin che maltratta i propri ministri alla vigilia dell'invasione dell'Ucraina, pare esserci una certa differenza. Un po' come accadde per Stalin prima e durante la guerra, ci sono stati due Putin. O forse lui è sempre stato lo stesso, ma si è manifestato in due modi diversi. Il primo Putin vuole compiacere i russi e soprattutto l'Occidente. Nell'intervista parla della Russia come parte della cultura occidentale. Arriva addirittura a ipotizzare che la Russia possa entrare nella NATO e nell'Unione Europea. Alcuni leader occidentali ne sono affascinati. George Bush, figlio naturalmente, arriva a dire che guardandolo negli occhi riesco a leggere la sua anima, per non parlare di Silvio Berlusconi. Poi apparentemente, all'improvviso, Putin cambia tono e atteggiamento. E all'annuale conferenza di Monaco sulla sicurezza, il 10 febbraio del 2007, lancia un attacco durissimo contro la NATO e gli Stati Uniti, che accusa di gestire le relazioni internazionali solo con la forza. Che cosa gli fa cambiare linea? George Kennan, il mitico diplomatico che era stato ambasciatore a Mosca nell'immediato dopoguerra, aveva inventato la politica del containment, la dottrina del contenimento del comunismo, in un famoso lungo telegramma del 1946, ha sostenuto, dopo il duro intervento di Putin a Monaco, che era stata l'espansione della NATO a est a far infuriare Putin. Un tragico errore, ha commentato Kennan, inglobare i territori dell'ex patto di Varsavia significa non capire nulla della storia della Russia. Questo lo aveva detto in un'intervista profetica al New York Times. Fatto sta che l'anno dopo c'è la prima guerra estera di Putin, la prima in realtà interna è stata in Cecenia. La prima guerra estera di Putin appunto in Georgia, che aveva chiesto di entrare nella NATO e aveva ricevuto una risposta favorevole dal vertice dell'alleanza qualche mese prima. Mi sa che il saggio Kennan avesse ragione. Ma c'è da aggiungere, Enrico, che nello stesso anno della svolta internazionale, nel 2007, c'è anche una svolta interna. Ancora in occasione di una conferenza, stavolta quella degli insegnanti delle scuole secondarie russe, in cui Putin si lancia in una dura, tirata critica del modo in cui viene raccontata nei testi scolastici la storia della Russia. Pasticciata e confusa, la definisce Putin. E quattro giorni dopo, il Ministero dell'Istruzione viene autorizzato dal Parlamento a stabilire quali sono i testi buoni e quali i cattivi. Secondo queste direttive, su come vanno descritti i vari leader dell'epoca sovietica, Stalin buono, Khrushchev cattivo, Brezhnev buono, Gorbaciov e Yeltsin cattivi, Putin il migliore. Sembra una barzelletta. Invece l'inizio di quello che è stato chiamato il putinismo, che si manifesterà appieno dal 2012, quando Putin ritorna presidente dopo l'intervallo costituzionale, riprendendosi il posto tenuto in caldo dal fantoccio Dmitry Medvedev. Ecco, per capire chi sia il vero Putin, partiamo dall'inizio. Nasce a Leningrado nel 1952. Un nonno era stato cuoco di Lenin e poi di Stalin, ma questo non era servito a far entrare la famiglia nella nomenclatura sovietica. Suo padre è un marinaio, sua madre lavora in fabbrica. Piccoletto, esile, preso in giro dai compagni di giochi nel cortile di casa, Putin cresce facendo a botte con quelli più grossi di lui. Per questo da ragazzo comincia a frequentare una palestra di judo e diventerà cintura nera. Studia con impegno, si laurea in legge, si iscrive al partito nel 1975, a 23 anni, e poi entra nel KGB, il famigerato servizio segreto sovietico. 10 anni dopo, diventato tenente colonnello, viene stazionato a Dresda, in Germania orientale. Dalla sua caserma, una sera del 1989, assiste impietrito in TV al crollo del muro di Berlino. Germania dell'Est, ma per tutta la Germania e per il mondo intero. Nel giro di poche ore, dopo 28 anni, il muro di Berlino nel cuore dell'Europa, simbolo della contrapposizione del mondo in due blocchi, è stato abbattuto per sempre. Gruppi di giovani tedeschi orientali prendono d'assalto la caserma dove Putin è in servizio a Dresda. Lui telefona a Mosca allarmato chiedendo l'intervento dell'esercito.
gli rispondono che non si può fare niente. Si sente impotente, come quando i compagni più grandi lo picchiavano nel cortile di casa. Una lezione che non dimenticherà. È un momento decisivo che spiega tante cose del suo comportamento da presidente della Russia. Un po' come la storia del grosso ratto che lui ha raccontato nell'intervista a Oliver Stone, descrivendo la sua infelice infanzia nelle strade di Leningrado. Dava la caccia ai topi con un bastone. Una volta un topo molto grosso finisce in un angolo, in un vicolo cieco, e il giovane Putin pensa di finirlo a bastonate. Ma il ratto è più veloce di lui e lo morde la testa. Ecco, disse Putin a Stone, ho imparato la lezione, mai mettere un avversario in un angolo e pensare che non reagisca. Dresda è un'altra drammatica lezione per lui. È entrato nel KGB quando aveva soltanto 23 anni. Per lui servire l'URSS, garantirne la sicurezza, solo una missione. Invece si ritrova impotente, ridotto a bruciare documenti nello scantinato della palazzina del KGB, mentre attorno a lui crolla il mondo in cui crede. La fine dell'URSS, dirà poi, è stata la più grande tragedia geopolitica della storia. Le riforme di Gorbaciov e gli anni di Yeltsin sono il segno che la democrazia può portare al caos. È il punto chiave per capire il putinismo. Tornato a Leningrado, avvicina un suo ex professore di diritto, Anatoly Sobchak, uno dei riformatori democratici più in vista negli anni della perestroica, schierato più con Boris Yeltsin che con Mikhail Gorbaciov. Sobchak è diventato sindaco di Leningrado. Qualcuno lo paragona a un Kennedy russo, pensando che un giorno potrebbe perfino diventare presidente. Putin gli chiede di entrare nell'amministrazione municipale e così avviene. Nell'agosto del 91 Putin assiste a un altro avvenimento epocale, il tentato golpe per rovesciare Gorbaciov, fermare le sue riforme e difendere il comunismo. Per due giorni lui non si schiera da nessuna parte, chiuso in casa ad aspettare di vedere cosa succede. Quando il terzo giorno il golpe fallisce, Putin si dimette dal KGB, nei cui ranghi era formalmente rimasto, e si schiera completamente dalla parte di Sobchak e di Yeltsin. Fa carriera fino a diventare praticamente vice sindaco. Crollata l'URSS, cominciano a passargli sotto il naso appalti e bustarelle. Non esita ad approfittarne, finché nel 1996, quando Sobchak capisce che non ha più chance di diventare l'erede di Yeltsin e non viene nemmeno rieletto sindaco, Putin cerca lavoro a Mosca. Grazie alle conoscenze che ha accumulato in 6 anni nello staff del sindaco di Leningrado, viene assunto nello staff del Cremlino come responsabile delle proprietà estere che la nuova Russia ha ereditato dal Partito Comunista Sovietico. Di bustarelle sempre più grosse ne girano anche lì. Putin continua ad approfittarne e soprattutto aiuta i suoi superiori a metterne in tasca di ancora più grosse. Così l'ex tenente colonnello del KGB, con opportunismo e corruzione, fa carriera anche lì, fino a diventare vice capo dello staff presidenziale. Nel giro di 2 anni si fa talmente ben volere da Yeltsin, il presidente, che quando nel caos in cui versa la Russia bisogna nominare un nuovo capo dell'FSB, il servizio segreto che ha preso il posto del KGB, il presidente sceglie lui. In fondo viene proprio dal KGB, sia pure con un ruolo e un grado molto bassi. È il 1998. La Cecenia, una regione del sud della Russia, ricca di petrolio, minaccia la secessione. Una guerra lanciata da Yeltsin per sconfiggere i ribelli ceceni è fallita. Una serie di attentati a Mosca dà alla Russia la giustificazione per lanciare una seconda guerra contro i ceceni. Rimarrà in molti il sospetto che le bombe in quegli appartamenti della capitale siano un complotto dell'FSB, cioè di Putin stesso, da manuale della strategia della tensione. Nel 96 a Mosca si diceva che l'erede di Yeltsin sarebbe potuto essere Boris Nemtsov, giovane governatore della regione di Nizhny Novgorod, soprannominato il Bill Clinton russo. Ricordo una conferenza stampa al Cremlino in cui Yeltsin, girato verso noi giornalisti, indicava Nemtsov e faceva un gesto come per dire: un giorno tutto questo sarà tuo. Ma nel 98 le azioni di Nemtsov calano
e crescono quelle di Putin. Yeltsin pensa di avere bisogno di un uomo forte per riportare l'ordine nel suo sterminato paese. Così, nel 99, nomina Putin primo ministro e il 31 dicembre di quell'anno, a sorpresa, Yeltsin annuncia le dimissioni nominando presidente a interim proprio Vladimir Putin. Miei cari russi, manca pochissimo tempo alla data magica della storia mondiale, l'anno 2000. Un nuovo secolo, un nuovo millennio. Oggi mi rivolgo a voi per l'ultima volta come presidente della Russia. Quello stesso 31 dicembre 1999, notte di Capodanno, Putin firma subito il suo primo decreto presidenziale. Un perdono anticipato per Yeltsin e per tutti i membri della sua famiglia da qualsiasi futuro procedimento giudiziario. Una specie di lascia passare per mettere al sicuro il presidente uscente dalle accuse di corruzione che già gli girano intorno. Ma in fatto di corruzione, come si vedrà in seguito, Yeltsin, in confronto a Putin, era un dilettante. Resta il fatto che un uomo entrato al Cremlino nel 96 come oscuro funzionario, 3 anni dopo è presidente della Russia. Bisogna vedere il contesto in cui è maturata la scelta di Putin. Il 1996 è l'anno delle elezioni di Yeltsin, che vince le elezioni nonostante una salute precaria per problemi cardiaci e un etilismo sempre più evidente, grazie ai consigli e ai soldi americani e al sostegno decisivo delle due maggiori reti televisive del paese, possedute da due oligarchi, Vladimir Gusinski e Boris Berezovsky. Yeltsin vince largamente, ma ormai è prigioniero degli oligarchi, che fanno richieste di posti di comando e sono sempre più avidi di potere politico e non solo economico. È in questa situazione di degrado dell'autorità dello Stato che l'FSB, la nuova versione del KGB, decide di intervenire per salvare la Russia, mettendo al posto di Yeltsin un leader più forte, più giovane in salute e soprattutto più sobrio. La prima scelta dell'FSB era in realtà il primo ministro della Russia, Yevgeny Primakov, che era stato capo del direttorato estero del KGB prima del 1991. Ma Yeltsin lo licenziò da premier quando capì che Primakov, se fosse diventato presidente con le elezioni del 2000, non avrebbe garantito l'immunità a lui e alla sua famiglia, e già circolavano, come hai ricordato Enrico, pesanti indiscrezioni sulla corruzione dello stesso Yeltsin, ma soprattutto della figlia, sospettata di riciclaggio attraverso una banca svizzera. Così Yeltsin nominò primo ministro Putin, che peraltro era il candidato favorito di Berezovsky, annunciando che lo designava come suo successore alla presidenza. E guarda caso, come hai ricordato, uno dei primi atti di Putin da presidente fu di concedere l'immunità a Yeltsin e alla sua famiglia. Dopo 4 mesi come presidente a interim, Putin affronta le elezioni e le vince di poco con il 53% dei consensi. Serviva più del 50% per imporsi al primo turno. Nel suo primo mandato si concentra sulla guerra in Cecenia, che vince con brutali bombardamenti a tappeto, una tattica che userà anche in futuro, e si concentra anche nel riportare ordine nel paese. Fa una specie di patto con gli oligarchi anche lui, lasciandoli continuare ad arricchirsi, in cambio però della promessa di non interferire nella sua politica. Mantiene buoni rapporti con gli Stati Uniti e con l'Unione Europea. Tollera la libertà di stampa ereditata da Yeltsin, anche se comincia a metterci dei paletti. Nel 2004 viene rieletto con un margine molto più ampio, il 71% dei consensi. In parte è frutto della maggiore stabilità economica favorita dal rialzo del prezzo di petrolio e gas, di cui la Russia è ricchissima sui mercati internazionali, ma ci sono anche i primi sospetti di brogli. Nel 2005 riceve a Mosca, per la festa della vittoria che celebra il 60° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, il presidente americano Bush, quello francese Chirac, il cancelliere tedesco Schröder. Grandi sorrisi, sembra che vada tutto bene, ma il clima cambia, come ha ricordato prima Paolo, negli anni successivi.
Putin fa arrestare Mikhail Khodorkovsky, uno degli oligarchi, petroliere russo miliardario, che lo accusa di essere un autocrate e finanzia i suoi oppositori politici. Verrà condannato a 10 anni di prigione, chiuso in Siberia e espropriato di tutti i beni che ha in Russia. Viene assassinata Anna Politkovskaya, una coraggiosa giornalista che aveva denunciato massacri e complotti russi in Cecenia. Un killer le spara sulla porta della sua casa di Mosca, proprio nel giorno, guarda caso, del compleanno di Putin. Viene costretto all'esilio Garry Kasparov, il campione del mondo di scacchi, che accusa anche lui Putin di essere un dittatore e vorrebbe candidarsi alla presidenza. E viene assassinato un ex agente del KGB dissidente, Alexander Litvinenko, esule a Londra, dove aveva preso la cittadinanza britannica. Due sicari russi gli mettono gocce di polonio radioattivo in una tazza di tè. Killing was probably approved by President Putin as well as the then director of the FSB. Quando nel 2008 Bush apre la porta all'Ucraina e alla Georgia, due delle ex repubbliche sovietiche, per entrare in un imprecisato futuro nella NATO, Putin risponde invadendo la Georgia con un pretesto e ne occupa due regioni. Il suo secondo mandato presidenziale si conclude dunque così. In teoria dovrebbe essere l'ultimo mandato presidenziale. La Costituzione russa prevede un massimo di 2 mandati consecutivi per il presidente. Ma Putin non se ne va davvero. Fa eleggere al suo posto un presidente fantoccio, Dmitry Medvedev, un suo fedelissimo, e prende per sé il posto di primo ministro, che da quel momento diventa più importante del posto di presidente. È in questo momento che Putin cambia, o, se era già quello che era, è in questo periodo che getta la maschera. Direi che getta la maschera perché, come abbiamo visto, il grande cambiamento era già avvenuto nel 2007. In realtà Putin aveva già delineato una visione autoritaria del potere nei suoi 2 primi mandati. Il concetto di verticale del potere, un concetto che ha radici nel passato della Russia zarista per centralizzare il potere esecutivo, sottraendolo all'autonomia delle regioni e alla Duma, il Parlamento, risale al 2004 ed era stato giustificato dagli attentati terroristici attribuiti ai ribelli ceceni, il cui scopo era, secondo Putin, mandare in pezzi, letteralmente, la Russia. E l'altro concetto chiave del putinismo, la democrazia sovrana, è stato coniato nel secondo mandato di Putin, nel 2006. Lo inventò Vladislav Surkov, il principale consigliere politico di Putin, l'anima nera del Cremlino, secondo alcuni, che ha ispirato il romanzo Il mago del Cremlino, di Giuliano D'Empoli, che in Francia ha vinto 2 premi letterari. Ma è con il terzo mandato che davvero Putin getta totalmente la maschera e svela a tutto il mondo l'autocrate che conosciamo. La sua elezione per il terzo mandato aveva provocato manifestazioni di piazza per l'accusa di brogli, represse con estrema durezza. E Putin si inventa la Russia assediata e minacciata, che deve riprendere il suo ruolo nel mondo. Nasce l'ideologia del Ruski Mir, il mondo russo, che implica la necessità di difendere i tradizionali valori russi dentro i confini di quella che era l'Unione Sovietica, di cui Putin si sentiva orfano per sempre. E come lui stesso dice, il mondo russo è una famiglia di slavi, i russi, gli ucraini, i bielorussi, che condividono una storia comune, la stessa religione e la stessa eredità culturale. Sono, Enrico, i prodromi dell'invasione dell'Ucraina. Non è un caso che l'invocazione di Putin, dopo la rivolta a Kiev della cosiddetta Euromaidan, che letteralmente vuol dire Europiazza, e le manifestazioni filoeuropee iniziate in Ucraina nella notte tra il 21 e il 22 novembre 2013 per deporre il presidente filorusso Yanukovych, venga raccolta dalle milizie filorusse del Donbass ucraino, che iniziano la guerra a bassa intensità nel paese.
Nel 2012 Putin scambia di nuovo posto con il fido Medvedev e torna a candidarsi alla presidenza. L'altro lo mette a fare il primo ministro, naturalmente senza il potere reale di cui disponeva lui nei suoi 4 anni da premier. Non solo, ora il mandato presidenziale è stato portato da 4 a 6 anni e Putin vince di nuovo le elezioni, ma con il 63% dei consensi, meno del 71% del 2004, fra accuse di frodi sempre più vaste e aperte contestazioni. A Mosca e nelle altre maggiori città, specie fra i giovani, molti votano contro di lui. Un gruppo rock femminista composto da 3 donne, le Pussy Riot, lo sfida ai propri concerti e le cantanti vengono arrestate ripetutamente. L'opposizione organizza dunque proteste di massa a cui la polizia risponde con arresti di massa. Per organizzare una manifestazione pro Putin, il Cremlino porta 130.000 sostenitori con gli autobus, promettendo soldi e una giornata di festa dal lavoro allo stadio Luzhniki della capitale. Putin passa leggi contro i gay, mette la museruola a media e ONG, fa in tempo a invitare il mondo intero alle Olimpiadi invernali di Sochi dal 7 al 23 febbraio 2014. Poi, alla fine di quello stesso mese di febbraio, invade con forze paramilitari l'Ucraina, prendendo la fetta orientale del paese, quella in cui la maggior parte della popolazione è di origine e lingua russa, il Donbass, ricca zona mineraria, e si prende pure la penisola di Crimea. L'anno dopo, Boris Nemtsov, il mancato erede di Yeltsin, diventato capo dell'opposizione, viene assassinato a colpi di pistola mentre passeggia con la fidanzata sulla Piazza Rossa di Mosca. Lo stesso anno la Russia interviene militarmente in Siria e nel 2016 interferisce con troll e hackers nella campagna presidenziale americana per impedire che alla Casa Bianca vada Hillary Clinton, che denuncia Putin come un dittatore, favorendo invece Donald Trump, considerato un potenziale amico, forse anche grazie a presunti ricatti in mano ai servizi segreti russi. L'Occidente non risponde a questa offensiva, è distratto e sottovaluta l'offensiva di Putin. Obama aveva declassato la Russia a potenza regionale, definizione che offese Putin e forse lo spinse ad andare ancora più lontano nella sua offensiva di repressione interna ed espansionismo estero. In Siria, ad esempio, proprio Obama aveva parlato di una linea rossa, ma quando questa linea è stata ampiamente valicata, gli Stati Uniti non hanno risposto. Le elezioni presidenziali americane del 2016, che tu hai citato, Enrico, sono un altro esempio di sottovalutazione della penetrazione russa nelle difese dell'Occidente. Maxim Bozdorogin, un regista di origini russe, ha fatto un film documentario intitolato Our New President, un sapiente montaggio di clips tratta da varie piattaforme mediatiche, soprattutto dal canale Russia Today, che dimostrano come la propaganda russa ha fatto credere che Hillary Clinton fosse una nemica giurata della Russia, mentre Donald Trump sarebbe stato un presidente amico, al punto da chiamarlo, come dice il titolo, il nostro nuovo presidente. E la stessa annessione della Crimea è avvenuta nell'indifferenza dell'Occidente. Tutta una serie di comportamenti che hanno dato a Putin un senso di impunità, che a gioco lungo lo hanno portato ad attaccare l'Ucraina. Forse perché la reazione occidentale è appunto debole o non abbastanza forte, Putin pensa di poter fare quello che vuole. Nel 2018 viene rieletto presidente con il 76% dei voti, la sua percentuale più alta, in un'elezione che molti osservatori internazionali giudicano pesantemente truccata. È l'anno dei mondiali di calcio in Russia, a cui per protesta, ma protesta assai debole in verità, l'Occidente non manda rappresentanti di governo. È anche l'anno di un nuovo tentativo di assassinio contro un ex agente del KGB passato dalla parte del Regno Unito, Sergei Skripal,
I killer, più tardi identificati come agenti del GRU, il servizio segreto militare russo, spruzzano gas nervino sulla manopola della sua porta di casa in Inghilterra. Tornati in Russia, hanno la sfrontatezza di dare un'intervista in TV sostenendo che erano andati a Londra per turismo. Nel 2020 Putin fa approvare dal Parlamento, completamente sotto il controllo del suo partito Russia Unita, degli emendamenti alla Costituzione che gli permetteranno di candidarsi alla presidenza altre due volte, nel 2024 e nel 2030, e in caso di vittoria di restarci dunque fino al 2036. Poi scoppia la pandemia del Covid. Putin passa sempre più tempo nella sua lussuosa dacia presidenziale fuori Mosca. Quando incontra leader stranieri o anche propri ministri, si fa riprendere in TV all'estremità di un tavolo ridicolmente lungo, evidentemente per non rischiare contagi. Influenzato da ideologhi nazionalisti, pubblica su una rivista un lungo articolo sulla Russia, che descrive come protettrice e custode di valori sani, conservatori, cristiani, rispetto a un Occidente in preda al vizio e alle perversioni. E poi, nel febbraio 2022, dopo la ramanzina ai suoi ministri e generali che abbiamo raccontato all'inizio di quest'ultima puntata, invade massicciamente l'Ucraina, dichiarando che non è mai esistita come nazione indipendente, che ha bisogno di essere denazificata e che la Russia deve difendersi dalla minaccia della NATO. La guerra forse si sarebbe potuta evitare se, come dicevamo prima, l'Occidente non avesse sottovalutato Putin e avesse fatto della prevenzione e della dissuasione. Quando i servizi americani si sono resi conto che Putin stava davvero preparando l'invasione dell'Ucraina, era troppo tardi per fermarlo. Gli accordi di Minsk del 2014 non sono stati violati, semplicemente erano impraticabili perché, come ha scritto Samir Puri, che è stato uno degli osservatori internazionali sul terreno ucraino per diversi anni, si basavano su una contraddizione insanabile. La Russia aiutava militarmente i separatisti di Donetsk e Lugansk, ma nell'accordo non era citata come parte combattente. Per questo entrambi gli accordi di Minsk, i cosiddetti Minsk 1 e Minsk 2, erano di fatto carta straccia e sono diventati sinonimo di diplomazia fallimentare. Quanto alla promessa americana di non espandere la NATO a est dopo la caduta del muro di Berlino, beh, questo rimane un punto scuro. Se promessa c'è stata, come sostiene la versione putiniana, è stata verbale, non sancita da alcun accordo scritto. Certo che non era difficile prevedere che la Russia, prima o poi, avrebbe reagito, come aveva avvertito, ben prima che Putin arrivasse al Cremlino, il decano dei diplomatici sovietologi, George Kennan, che ho citato prima, quello che ai tempi di Stalin, nei primi anni della guerra fredda, aveva definito la dottrina del containment il contenimento dell'avversario. Buonasera a tutti. Il leader della fazione è qui. Il capo dell'ufficio del presidente è qui. Il primo ministro Smigal è qui. È qui Podolyak. Il presidente è qui. Siamo tutti qui. I nostri militari sono qui. I cittadini della società sono qui. Siamo tutti qui a difendere la nostra indipendenza, il nostro paese, che rimarrà tale. Gloria ai nostri soldati e soldatesse. Gloria all'Ucraina. Slava Ucraina. Slava. Quella che abbiamo sentito era la voce del presidente ucraino Zelensky. Da allora sono trascorsi due anni di guerra. Dopo aver provato a marciare su Kiev, le forze russe hanno subito pesanti sconfitte sul campo. Ma usando la stessa tecnica brutale sperimentata da Putin, prima in Cecenia, poi in Siria, cioè fare terra bruciata delle popolazioni civili, attualmente occupano circa un quinto dell'Ucraina, un territorio più ampio di quello che conquistarono nella prima invasione, quella del 2014.
la Corte Internazionale Europea per i Diritti Umani ha incriminato Putin per crimini di guerra e contro l'umanità. Se il presidente andasse in visita in un paese occidentale, teoricamente rischierebbe l'arresto. Infatti si guarda bene dall'andarci. Nel giugno scorso, Yevgeny Prigozhin, capo dei mercenari del gruppo Wagner, ha praticamente tentato un golpe contro il Cremlino. Due mesi dopo è morto in un incidente aereo che, secondo molti, porta la firma di Putin. Sullo sfondo, gli oligarchi russi non criticano la guerra, ma nemmeno la esaltano. La NATO, per ora, continua a sostenere l'Ucraina ed è difficile prevedere come e quando finirà la guerra. È un interrogativo da 100 milioni di dollari. Diciamo che la vittoria totale dell'uno dell'altro oggi appare molto improbabile. Quindi sembra inevitabile un compromesso, che però al momento Zelensky farebbe forse fatica a far digerire gli ucraini dopo tanti morti e tanti sacrifici. E cioè lasciare alla Russia Donetsk e Lugansk, i due oblast, cioè le due regioni, da dove sono partiti i movimenti separatisti dopo l'Euromaidan del 2014, le manifestazioni filoeuropee che abbiamo già ricordato, in cambio del ritorno della Crimea e del resto dei territori conquistati dai russi all'Ucraina. Ma è un compromesso molto difficile da realizzare, ancora più difficile da garantire a livello internazionale, almeno finché dura il muro contro muro tra Washington e Mosca. Poi, se Trump dovesse tornare alla Casa Bianca, ma non c'è da augurarselo. C'è un ultimo capitolo da dedicare a Putin, quello sulla sua vita e immagine privata. Il presidente continua a farsi riprendere mentre fa judo e gioca a hockey su ghiaccio, con avversari che chiaramente lo lasciano vincere. Si è fatto fotografare a cavallo a torso nudo, o mentre si tuffa in inverno nell'acqua gelata dopo aver fatto un buco nel ghiaccio. Un duro, un macio, un uomo forte, ma circolano anche voci sui suoi problemi di salute. Inoltre ha divorziato, si dice che abbia un amante più giovane, e sono uscite molte rivelazioni sulla sua ricchezza personale, sul palazzo da 1 miliardo di euro che si sarebbe fatto costruire nel sud della Russia, sui miliardi che ha accumulato e nascosto in paradisi fiscali usando prestanome, sullo yacht che l'Occidente ha cercato di sequestrargli come sanzione per l'invasione dell'Ucraina. Sarebbe uno degli uomini più ricchi del mondo, grazie a tangenti e corruzione. Davvero, come abbiamo detto prima, in confronto a lui, come corruzione, Boris Yeltsin era un dilettante. C'è un bel libro di Anders Haslund, uno dei maggiori studiosi dell'economia sovietica poi russa, che ha un titolo che dice tutto. Russia's Chronic Capitalism, che si potrebbe tradurre il capitalismo mafioso della Russia. Haslund scrive che sulla base di una serie di valutazioni incrociate, il patrimonio personale di Putin è valutabile tra i 100 e i 160 miliardi di dollari, che farebbe di lui uno degli uomini più ricchi del mondo. Come è stato possibile? Putin ha messo suoi amici, molti provenienti dalla sua città, San Pietroburgo, a capo dei maggiori conglomerati industriali della Russia e al tempo stesso ha affidato il controllo del sistema giudiziario e di sicurezza ai suoi ex colleghi del KGB. In questo modo, scrive Haslund, Putin ha creato una plutocrazia super leale che deve a lui la sua ricchezza, in gran parte nascosta in paradisi fiscali negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Ecco, anche questo è il putinismo. Autocrazia più plutocrazia. Sì, in confronto hai ragione Enrico, Yeltsin era proprio un dilettante. Della ventata di libertà suscitata da Gorbaciov e malgrado tutto in qualche modo mantenuta per un decennio da Yeltsin, 20 anni dopo non rimane più niente. Una domanda da porsi è perché in Italia Putin abbia riscosso sempre tante simpatie, più che in ogni altro paese occidentale, sia a destra, con Silvio Berlusconi che lo considerava un amico e uno dei più grandi leader internazionali, o Matteo Salvini, che girava con magliette con l'effigie di Putin, sia in parte della sinistra, per i vecchi legami del PC con Mosca o per semplice anti-americanismo. La giudico pericolosa perché non vedo possibilità
immediate di cessazione della guerra. Intanto anche tra le forze armate ucraine e quelle russe si va avanti con 100 morti circa al giorno e sto male. Forse la risposta alla tua domanda, semplificando al massimo, è che il fascino di Putin risponde alle stesse ragioni che hanno portato Fratelli d'Italia a diventare il primo partito italiano. In più, aggiungerei, una buona dose di ignoranza politica e storica. Abbiamo cominciato questa serie di podcast con l'immagine di una troica che avanza nella bufera. Su quella slitta tirata da tre cavalli si è avvicendato per mille anni il dispotismo degli zar. Poi si sono alternati un teorico, un brutale uomo d'azione, un ex operaio, un membro dell'apparato del partito, un riformatore idealista, un radicale ubriacone, infine un KGBishnik, un ex agente del KGB. Nei banconi di souvenir di Mosca ci sono matriosche che li ritraggono uno dentro l'altro, da un lillipuziano Lenin fino a Putin che, se come previsto vincerà le presidenziali di questo mese di marzo, come al solito senza un'opposizione reale, dunque non veramente libere, potrebbe restare in carica fino al 2030 e poi candidarsi un'altra volta rimanendo al potere fino al 2036. Dal 31 dicembre 1999 al 2036. Altro che ventennio, un quarantennio al vertice della Russia. Chi verrà dopo di lui? Una vecchia teoria, molto da ridere, sostiene che al Cremlino si alternano da sempre un leader calvo e uno capelluto. Lenin calvo, Stalin capelluto, Khrushchev calvo, Brezhnev capelluto, Andropov calvo, Chernenko capelluto, Gorbachev calvo, Yeltsin capelluto, Putin calvo e dunque dopo di lui dovrebbe venire un leader con folta capigliatura. Ma più seriamente la domanda è se il seme di libertà piantato da Gorbachev potrà prima o poi risorgere e portare questa grande nazione nella famiglia della democrazia. Verso un futuro ignoto ed oscuro. Ecco dove viaggia la troica russa. Perché io non credo che il seme di libertà piantato da Gorbachev possa risorgere almeno a breve o anche medio termine. Mikhail Khodorkovsky, l'oligarca che Putin fece processare e condannare ad anni di prigione in Siberia perché lo considerava un potenziale rivale politico e che ora vive in esilio a Londra, dice che Putin uscirà dal Cremlino soltanto da morto, cioè dopo un colpo di Stato, ma aggiunge anche che chi verrà dopo Putin potrebbe essere peggio di Putin. Credo, anzi temo, che Khodorkovsky abbia ragione. Dove corri, Russia? È un podcast di Enrico Franceschini e Paolo Garimberti. A cura di Ernesto Manfrè. Per Accenture Mediatek, in produzione Paolo Prosperini. Editing e suono Giacomo Aloisi. Una produzione One Podcast.